Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. 2 settimane fa abbiamo cominciato a parlare di come prepararsi per una singola sessione di gioco. Come detto nell'altro video, il discorso è grande, quindi per questioni di tempo è stato separato in 2 video diversi. Settimana scorsa abbiamo visto come preparare una sessione di gioco, ma non abbiamo visto cosa preparare per una sessione di gioco. Differenza piccola ma sostanziale. Quindi questa settimana ritorniamo sull'argomento e vediamo cosa dovete effettivamente prepararvi prima per poter condurre una sessione di gioco di ruolo. La prima cosa a cui dovete pensare è quanto materiale dovete produrre per gestire quella sessione di gioco. Ogni gruppo in questo caso fa una storia a sé. Quanto materiale dovete produrre dipende principalmente da quanto sono veloci i vostri giocatori, quanto è richiesto dal tipo di gioco, dal tipo di manuale che state utilizzando, e da quanto tempo avete per portare avanti la sessione, per quanto tempo giocate. A seconda del manuale che usate, i tempi di preparazione potrebbero essere più o meno lunghi. Ci sono giochi, soprattutto nel New Gen, che richiedono pochissima preparazione da parte del master e altri che proprio pretendono che tutto venga improvvisato sul momento e non ci sia alcuna forma di preparazione. Però se voi state usando uno di quei manuali, molto probabilmente questo video non vi serve a niente, quindi partiamo dal presupposto che voi state usando un gioco più tradizionale, come potrebbe essere un Dark Heresy, un Dungeons and Dragons, un The Call of Cthulhu. Una volta esclusa però la questione del manuale, le uniche due cose di cui dovete realmente preoccuparvi sono proprio la quantità di tempo che avete a disposizione per giocare e la velocità del vostro gruppo di gioco. Ovviamente, abbiamo già detto nello scorso video, più è lunga la vostra sessione, più materiale dovrete preparare per poter arrivare fino alla fine della sessione stessa. L'unico modo però che avete per sapere quanto tempo vi porterà via uno specifico incontro è la vostra esperienza con quel gruppo e con quel regolamento. Alcuni regolamenti sono molto più snelli e permettono di superare intere situazioni di gioco con pochissimi tiri. Altri sono molto più lenti e macchinosi e richiedono molti tiri anche per superare un singolo compito all'interno di una scena più grande. Ovviamente la quantità di materiale da preparare cambierà anche in base a quello. Dovete avere voi una conoscenza di come scorre il regolamento e di quanto tempo occupano i vari tipi di situazioni. Normalmente un incontro di combattimento tende a essere decisamente lungo. In giochi molto meccanici come un Pathfinder, un incontro di combattimento di pochi round potrebbe durare anche un'ora, se non di più. Altri incontri però hanno durata molto più variabile. Un incontro sociale potrebbe durare pochi minuti in cui i personaggi ascoltano quello il PNG ha da dire e se ne vanno, come potrebbe richiedere un'ora intera di discussione tra il PG e i PNG o tra i vari PG dei giocatori che discutono su cosa è meglio fare o non fare. Il caso più estremo sono gli enigmi che potrebbero essere superati immediatamente da un giocatore che sa già la risposta o ci arriva subito, o potrebbero bloccare il gioco per un'intera sessione, se non di più, se i giocatori si perdono e non riescono a capire come possono superare quell'enigma. In quel caso dovreste intervenire voi, però dovrebbe comunque essere concesso ai giocatori del tempo per farcela da soli, e questo vi farà sballare tutto il calcolo. Come dicevo, la quantità di materiale che dovrete preparare dipende anche da quanto è veloce il vostro gruppo a procedere attraverso la sessione. Alcuni gruppi sono molto spediti e si mangiano un incontro dopo l'altro
perdendo pochissimo tempo e quindi a parità di tempo con altri gruppi consumano molti più incontri. Altri invece sono più ponderati e riflessivi o dispersivi e quindi impiegano molto tempo anche per le scelte magari più banali. Questo a volte è anche dato dal livello di esperienza dei giocatori, gruppi formati tutti da giocatori molto esperti sia del gioco di ruolo in generale sia dello specifico regolamento che state usando, molto probabilmente andranno molto più veloci perché sapranno già quello che si richiede che loro facciano, avranno già un'idea della meccanica, della logica, delle regole e molto probabilmente le situazioni di gioco in cui le metterete non li meraviglieranno neanche più di tanto perché sono avventurieri veterani, l'hanno già visto, l'hanno già fatto. Al contrario, i giocatori neofiti o che non conoscano il gioco di ruolo in generale o il manuale che sto usando nello specifico, probabilmente saranno molto più lenti perché dovranno spesso fermarsi per chiedere cosa devono fare, cosa possono fare o anche proprio come devono fare a farlo e dovranno fermarsi per chiedere a voi o consultare i manuali perché non sanno le regole. Ovviamente più il regolamento che state usando è complesso, più i gruppi che non sono esperti con quel regolamento saranno rallentati dal manuale stesso. Fermo restando ovviamente che più sono lunghe le vostre sessioni, più materiale dovrete preparare. Se giocate una volta alla settimana per 3-4 ore, probabilmente dovrete preparare almeno 2 o 3 incontri. Se vi trovate una volta al mese e giocate per tutto il pomeriggio, quegli incontri probabilmente diventeranno una ventina. Dopo un po' che giocate e giocate con lo stesso gruppo, dovreste riuscire a farvi un'idea a occhio di quanto grosso modo ci metteranno a superare ogni singolo incontro e vi regolerete di conseguenza. Fate però attenzione che questo è sempre un calcolo totalmente arbitrario ed è particolarmente soggetto a essere influenzato dal gruppo stesso, anche in maniera del tutto involontaria. Se i giocatori ci mettono più tempo di quello che avevate immaginato per superare un incontro, o anche per superare tutti gli incontri della serata, poco male. Molto probabilmente per voi la serata risulterà più noiosa, ma in realtà il danno è minimo, fin tanto che i giocatori si divertono. Il problema invece è quando i giocatori ci mettono meno tempo di quello che pensavate a superare un incontro. Se nella stessa serata due incontri che pensavate durassero un'ora l'uno vengono risolti in 5 minuti per incontro, voi adesso avete un buco di quasi 2 ore da riempire. Per questo, se avete tempo, è sempre meglio preparare più incontri di quelli che vi aspettate di utilizzare effettivamente. Nel caso non li utilizziate, poco male, sono già pronti per la sessione prossima, per la settimana prossima. Nel caso invece avete sbagliato i calcoli per difetto, diventano fondamentali. Cercate di tenere questi incontri aggiuntivi più generici in modo da poterli usare anche nel caso il gruppo abbia fatto qualcosa di totalmente inaspettato che sconvolge i vostri piani e abbiate bisogno semplicemente di buttare qualcosa sul tavolo per tenerli impegnati mentre voi riflettete su che cosa volete fare o guadagnate tempo per arrivare fino a fine serata per avere poi tutto il tempo tra una sessione all'altra per riorganizzarvi. Per quanto riguarda le scene specifiche che dovete andare a preparare, fate sempre riferimento allo schema della linea narrativa della quest. A che punto siete arrivati? Cosa è previsto che succeda in questo capitolo, in questo atto? Come gli eventi delle sessioni precedenti sono andati a influenzare quello che stava succedendo? E quindi di conseguenza spostare in avanti e indietro alcune scene. Usate la struttura narrativa che state utilizzando come scaletta per sapere quali sono le prossime scene che dovete preparare, indipendentemente da quale sia, che sia la struttura in tre atti, il metodo delle cinque stanze
o anche semplicemente un semplice elenco cronologico degli atti che devono avvenire in quella quest. Cercate quando è possibile di fare in modo che il materiale che preparate per una sessione abbia un suo filo logico interno. Ovviamente non è possibile far entrare un'intera quest con tutta la sua struttura in una singola sessione di gioco, però cercate in modo di fare che gli eventi abbiano un minimo di coerenza interna. In questa sessione i giocatori esplorano lo sprawl e trovano l'ingresso segreto per la base dei Booster Ganger. In quest'altra i giocatori sedano una rissa nella locanda e il locandiere per ricompensargli gli offre la cena e gli fornisce le informazioni. Nella prossima i pirati cercheranno di abbordare la loro nave e i giocatori li fermeranno prima che i pirati mettano delle cariche esplosive sul motore dell'astronave. Tra gli incontri che preparate, non necessariamente tutti devono essere di importanza fondamentale per la linea narrativa. Potreste anche semplicemente inserire degli incontri per prendere tempo e allungare il brodo. Fate però in modo che ogni sessione abbia almeno un incontro significativo in cui i personaggi scoprono qualcosa di nuovo, acquisiscono una nuova abilità, acquisiscono un nuovo oggetto, o che comunque sia per qualche motivo memorabile e dia un tema alla sessione. Una sessione che inizia con i giocatori in un corridoio che picchiano degli orchetti, proseguono per tre stanze, in ognuna delle quali trovano un gruppo di orchetti da picchiare, e che poi finisce a metà di un altro corridoio subito dopo aver ucciso l'ultimo gruppo degli orchetti, non se la ricorderà nessuno e molto probabilmente avete sprecato sia il vostro tempo che quello dei giocatori. Fate in modo che anche solo uno di questi incontri sia particolarmente difficile, che in uno di questi ci sia un orco diverso dagli altri che funga da mini boss o che dia delle informazioni. O al contrario utilizzate altri elementi, magari gli incontri sono tutti uguali, ma le varie stanze in cui si svolgono hanno degli affreschi o dei dipinti che forniscono informazioni sulla storia del dungeon o sul boss di fine dungeon o cose del genere. Parlando a livello personale, comunque, io vi sconsiglio caldamente di preparare il materiale di gioco sessione per sessione, perché il rischio che finisca tutto in un disastro è altissimo. Io personalmente lavoro a livello di quest e cerco di preparare tutti gli incontri che prevedo avvengano e che sono indispensabili per il Railroad prima di iniziare proprio a giocare la quest, e mentre una quest viene giocata comincio a preparare la successiva. Normalmente questo non è che richiede molto più tempo che preparare gli incontri singolarmente, anche perché molto spesso le cose che servono in una singola sessione di una quest serviranno poi anche nelle sessioni successive. Se la vostra quest prevede di affrontare i gangster dell'Underhive nel sottoformicaio fatto di corridoi angusti, i profili dei gangster e la mappa dei corridoi angusti probabilmente si ripeteranno per varie sessioni. A quel punto, una volta che preparate la mappa e preparate i gangster, preparate magari un paio di gangster speciali e il gangster boss di fine livello e preparate due o tre mappe varianti per ambienti particolari in cui si svolgeranno scene particolari. A quel punto non dovete altro fare che aggiungere magari quelli che saranno i deuteragonisti, i PNG che avverranno in aiuto dei PG o anche solo il mercante di informazioni o altri PNG che potrebbero risultare utili, e avrete preparato fondamentalmente tutto quello che potevate prevedere in un unico blocco che rimane già pronto. Da quel punto in avanti dovrete semplicemente aggiungere le cose che o i personaggi hanno introdotto a loro volta e quindi potevate prepararvi, o che magari vi servono per gestire quella specifica sessione. Il particolare mostro che attacca il party, il particolare personaggio che il party vuole assolutamente andare a incontrare e che voi non avevate pensato.
fate anche molta attenzione a non perdere tempo su cose che in realtà non necessitano di essere preparate. Se i personaggi devono andare nella biblioteca maledetta per combattere contro un demone che si è risvegliato, avrete bisogno di una mappa anche abbastanza dettagliata della biblioteca. Ma se i giocatori devono andare nella biblioteca per parlare col bibliotecario e prendere un libro, non avete bisogno di preparare nessuna mappa. Quell'ambiente verrà semplicemente descritto ai giocatori, ma non ha bisogno di avere un supporto regolistico al di là delle regole per parlare col bibliotecario e i bonus concessi al libro. Tutto il materiale che preparate, ovviamente, non buttatelo e conservatelo, perché potrebbe essere del materiale che riciclerete in futuro. La mappa del dungeon che avete disegnato per questa quest potrebbe diventare la mappa del dungeon che riutilizzerete in un'altra quest più avanti, magari con un altro gruppo. Magari basterà semplicemente cambiare la descrizione, quello che era l'interno dell'astronave diventerà l'antica rovina nella palude. Ma la disposizione dei corridoi e delle stanze resterà pressoché invariata. Se usate molto spesso un regolamento, molto probabilmente utilizzerete più volte gli stessi mostri. A quel punto, una volta che ve li siete riadattati come preferite, tenetevi salvati quegli adattamenti in modo da poterli riciclare. Nella mia esperienza personale, grosso modo in un fine settimana, diciamo lavorando 4-5 ore, riesco a preparare abbastanza materiale per un mese di gioco, a volte un po' di più, a volte un po' di meno, a cui devo semplicemente aggiungere ciò che i giocatori hanno introdotto a loro volta nella quest con le loro scelte. Ma normalmente si tratta di poca roba e più che aggiungere cose, si tratta di modificare quello che ho già fatto. Ovviamente, più siete esperti come master e più siete esperti con quello specifico ragionamento, meno ci metterete a preparare la quest. Questo è semplicemente un fatto di allenamento. Vi avevo avvisato che se avessi cominciato a parlare di questo sarei andato avanti fin troppo, quindi finiamola qui. Potrei ancora andare avanti per ore. Diciamo che adesso sta a voi, fatemi sapere nei commenti cosa preparate voi, come fate a risparmiare tempo quando vi mettete a preparare queste cose. Se i vostri trucchi sono buoni, ve li ruberò perché il principale problema è la preparazione delle quest, è proprio la quantità di tempo limitato che si ha per fare un buon lavoro. Settimana prossima, con la fine dell'anno, vi aspetta un video, diciamo speciale, ma come sempre voglio mantenere alto l'hype. Fino ad allora, come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate il tasto della campanella se volete ricevere notifiche dei prossimi video. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.